I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Eccoci qua, ma buongiorno, buona mattinata amiche e amici. Ebbene, siamo entrati insomma in questo nuovo mese di febbraio, lo abbiamo abbracciato a braccia aperte, speriamo veramente che porti bene. Intanto noi questa sera piano piano siamo già a quella che sarà poi la seconda estrazione di questo appunto nuovo mese. Quindi pronti per questa bella puntata, la prima della giornata, e vedremo insomma, oltre alle notizie, i nostri esperti cosa hanno pensato per voi. E a tal proposito, prima di iniziare, fatemi andare a salutarlo perché è stato a casa una settimana. Piano piano adesso sta tornando, si è ripreso e parlo ovviamente del nostro grande Lio. Ciao! Ciao Sheila, ben ritrovata, buona martedì mattina anche a te, buona martedì mattina a tutti coloro che stanno seguendo la diretta, diretta estremamente importante perché siamo in piena giornata d'estrazione. Già ci siamo visti ieri, io ringrazio ancora una volta tutti coloro che ieri mi hanno scritto bentornato Lio. Beh, l'influenza, come si sa, è un po' bruttina quest'anno e di conseguenza è toccata a me, ma assolutamente. Adesso più pimpante che mai sono qua con Marco per darvi ancora una volta i migliori consigli, ovviamente validi quest'oggi. Attenzione perché già ieri pomeriggio, ieri sera abbiamo visto delle tracce estremamente importanti per quanto riguarda la nuova valutazione, non solo del 90, e in questo martedì mattina arriva un ultimissimo minuto dove io e Marco siamo andati a valutare le migliori condizioni, le condizioni classiche che alle volte vi abbiamo anche spiegato in diretta. Bene, allora, visto che siamo in piena giornata d'estrazione, io vado immediatamente di là in redazione perché so bene che ci sono molte amiche che vorranno già avere questa informazione, anche perché poi magari usciranno di casa per le faccende del martedì o per raggiungere il posto di lavoro e magari sino alle ore 20 non torneranno a casa. Ricordatevi che alle ore 20 avrete la possibilità di seguire Casalotto in anteprima nazionale con l'estrazione del martedì e allora prepariamoci sin da questo momento per l'estrazione di quest'oggi. Andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, il portale 8934 9434, ripeto 8934 9434, è a vostra completa disposizione. Attenzione perché dopo il tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari, voi avrete la possibilità di avere subito, senza attesa, allora innanzitutto il prodotto di due ambisecchi da alterno uguale che è arrivato alla ruota di Bari, alla ruota di Genova. 59 74 66. La condizione arancione è la conferma di questo nuovo ambosecco terno secco alla ruota di Bari, Genova. Chi sa sviluppare come prodotto dall'ambosecco uguale o dal terno secco uguale può
chiaramente valutare la procedura in ambo interno, ma è chiaro che all'89 34 94 34 troverete l'ambo interno già bello e pronto. Ma attenzione, perché io vi voglio far capire l'importanza del 90, del terno secco legato al 90 alla ruota di Cagliari e Genova, perché rintracciando la somma 90 25 65, allora innanzitutto l'ultima volta che c'era questa somma 90 era alla ruota nazionale e subito al primo colpo il 90 arrivò. Ma attenzione, perché questa condizione è ancora più forte, in quanto nella somma 90 65 25 perfettamente isotopa alla 29 61 voi capite che diventa un'informazione veramente importante, perché la condizione oltre a avere la somma 90 in orizzontale, avete provato a fare le somme e le sottrazioni in verticale, in diagonale? Avete visto che confermano gli stessi numeri? Bene, di fronte a un evento del genere, il terno secco con il 90 dobbiamo per forza di cose valutarlo, quindi avremo un solo terno secco. E poi attenzione, perché a grande richiesta chi vuole la nuova ruota del 9,90 avrà la possibilità di aggiornare per febbraio il 9,90. Attenzione, una sola ruota e un solo abbinamento. Allora, tre punti fondamentali: 9,90 di febbraio, un solo abbinamento e una sola ruota. Ma attenzione, perché abbiamo il terno secco a Cagliari Genova sempre con il 90 e dal terno uguale di Bari Genova un ambo e un terno. Quindi migliore informazione valida quest'oggi, ora vostra all'89 34 94 34. Fate vostra questa informazione perché sarà importante, ed è chiaro che chi ascolterà questa informazione potrà anche non chiamare nessun portale, perché qua avrete, troverete il meglio di Lio e di Marco. Io con Marco aspettiamo le vostre chiamate da rete fissa, dai cellulari. Non perdete questa possibilità importantissima. Well, well, this world is in a bad condition. Well, this world is in a bad condition. Well, this world is in a bad condition. Sister, she will bag it down in her chair. Oh, she's drinking beer and whiskey and tell the people that she don't care. Well, I said that this world is in a bad condition. Well, I said that this world is in a bad condition. Well, I said that this world is in a bad condition.
Molto bene, vediamo se nel corso di questa diretta sarà ancora possibile parlare ora della fine di questo ultimissimo minuto. Beh, una chiamata importante per avere quello che vi ho spiegato, ovvero l'ambo e il terno di Bari e Genova, quindi dal terno uguale, ed è una condizione veramente forte, fantastica, anche perché spesso e volentieri quando rintracciamo l'ambo o il terno uguale, io e Marco vediamo sempre o l'ambo o il terno, dipende appunto da che numeri ci sono, e in questo caso col 59 isotopo diventa molto interessante. Beh, quella condizione legata al 90 è veramente meravigliosa e conferma un terno secco di figura 9 Cagliari-Genova, e poi attenzione, ruota unica per un solo abbinamento legato al 990, e potete ancora avere questa informazione, Sheila. Grazie Lio, allora occupiamoci, andiamo insieme nella prima notizia. Sapete che adesso sta andando in onda il Grande Fratello VIP, tra l'altro l'ultima notizia sarà proprio legata a quello. Parlo così perché alla fine, quando terminerà il GF VIP, partirà l'Isola dei Famosi. Non so se avete già letto in questi giorni il nome della nuova conduttrice, perché, ebbene sì, non sarà più al timone Alessia Marcuzzi, bensì un altro volto storico, insomma, di Mediaset. Anche perché la Marcuzzi dovrebbe presentare, sempre su Canale 5, lo Show dei Record, programma condotto fino alla scorsa edizione da Gerry Scotti, così perlomeno si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese. Oltre poi all'appuntamento settimanale delle Iene, quello non glielo tocca nessuno, la bionda Alessia dovrebbe anche mantenere la conduzione di Temptation Island VIP al via a settembre di quest'anno. Per quanto riguarda invece la conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in pole position c'è Ilary Blasi, che sarebbe la sua prima esperienza di Isola. Lei l'abbiamo sempre vista alla conduzione del Grande Fratello. Vedremo, dai. Beh, assolutamente carina, simpatica, sicuramente all'altezza anche dell'Isola dei Famosi, quindi è giusto comunque ogni tanto far girare volti per quanto riguarda queste oramai trasmissioni storiche, anche perché l'ultima Isola dei Famosi con Alessia non aveva avuto tanto successo, e secondo il mio punto di vista, dopo tra virgolette quello sgarro che aveva fatto a Riccardo Fogli, è stata super criticata, è stata massacrata, e di conseguenza alle volte bisogna veramente pensare bene a quello che si fa, a quello che si dice, non per avere solo 5 minuti di audience in più. Attenzione, perché poi il pubblico non dimentica, e di conseguenza bisogna assolutamente fare attenzione a quello che si dice e a quello che si fa, perché assolutamente il pubblico è sempre alla ricerca della nuova critica, ma è giusto così, e di conseguenza quella cosa che aveva fatto a Riccardo Fogli non era assolutamente piaciuta. Magari anche per questo ha deciso, magari con i piani alti di Mediaset, di cambiare programma, ma secondo me Ilary ci sta bene all'Isola. Ecco, hai detto bene, Lio, il pubblico non dimentica, no. Quindi forse è stato un bene per tutti, almeno per un anno, ecco, certo, dare il timone a un'altra collega, e poi l'anno prossimo si vedrà. Parleremo poi, perché oggi è un giorno importante, oggi 4 febbraio nasceva Facebook, quindi parleremo anche di questo. E poi, tornando al Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli fa un appello: salvate Barbara Alberti, perché quindi vedremo, insomma, lei tifa molto per Barbara. Vedremo tra poco, torniamo come con le notizie, ma andiamo da Lio. Assolutamente sì, ora noi dobbiamo assolutamente andare avanti con le nostre informazioni. Ieri abbiamo parlato ampiamente di questo portale veramente molto interessante, il portale che finisce con 77, anche perché settimana scorsa proprio in questo portale c'era l'ambo che era arrivato al primo colpo di gioco alla ruota del lotto di Bari, il 949. Proprio settimana scorsa avevamo la Tris Dambi, attenzione, per
perché anche quest'oggi abbiamo la nuova Trisdambi, quindi dalla stessa tecnica, dallo stesso metodo. Beh, questo 9.49 era arrivato al primo colpo alla ruota del lotto di Bari, sempre da questo portale, e attenzione perché era sempre nella Trisdambi, ma attenzione perché abbiamo anche il 9.41, questo fantastico 9.41 che è arrivato settimana scorsa sempre alla ruota del lotto di Bari, e questo 9.41 dal Bari Venezia è arrivato anche sabato alla ruota di Venezia, quindi non è arrivato il 90 ma il 9.41, è stato assolutamente molto interessante. E poi attenzione signori, perché il 9.18 nella valutazione del 9 arrivò prima alla ruota del lotto di Cagliari, poi a tutte le ruote a Milano, e io vi ho mostrato le foto di questi scontrini perché in questo portale voi oggi avrete Lambo secco con il numeretto 9, quindi è veramente un capolavoro del sottoscritto e di Marco, ed è un Lambo secco, attenzione perché quel 9.49 esattamente una settimana fa era arrivato a Bari al primo colpo, quindi con la stessa identica tecnica. Attenzione perché abbiamo Lambo di figura 9, Palermo, Roma, fantastico questo Lambo, e in più Lambo con l'89, sono tre ambi semplici alla portata di tutti voi. Allora io vado in redazione, ieri abbiamo parlato ampiamente di questo portale e devo essere sincero, ieri veramente centinaia e centinaia di persone hanno ascoltato questa informazione, ma è chiaro che magari in questo martedì mattina ci sono altre persone che non hanno ancora ascoltato l'informazione. Adesso la redazione offre questa possibilità di riavere con una chiamata la Trisdambi, è veramente importante. Allora andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, l'89-22-77, ripeto 89-22-77, è a vostra completa disposizione e vi dispenserà la nuova Trisdambi valida quest'oggi. Beh, a parte la condizione del 54, figura 9, isotopa, e a Palermo, Roma, abbiamo questo fantastico ambo di figura 9, io con Marco abbiamo ricercato la miglior ruota per il numeretto 9. Abbiamo un Roma-Torino fantastico, un ambo secco con il numeretto 9 e attenzione all'89. E allora questa signori è la super ristretta con la Trisdambi, vuol dire che avrete la possibilità di valutare solo tre ambi secchi, ambo di figura 9, ambo con il 9 e ambo con l'89. Beh, settimana scorsa, proprio martedì scorso, da questo 89-22-77 arrivò al primo colpo il 9.49 alla ruota del lotto di Bari, attenzione perché il metodo è lo stesso e qua abbiamo veramente i migliori tre ambi secchi. E allora io ora vi dico di entrare da rete fissa e dai cellulari nel portale e dopo il tasto 3 avrete i vostri tre super ambi. Vi lascio un minuto e mezzo per entrare perché questo portale è super veloce e infatti avrete solo tre ambi, non un numero in più, e questa è l'informazione definitiva dell'89-22-77 per il concorso di quest'oggi. Ascoltate questa nuova Trisdambi, via con le vostre chiamate. Concentration, heart is just our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom.
vision, because we got our freedom. Molto bene, molte persone hanno già ascoltato questa favolosa tris d'ambi e allora il meglio in tre ambi secchi, quindi qua non troverete un numero in più perché la base tecnica e statistica del 9 conduce proprio a questo ambo secco, quella di figura 9 conferma l'ambo a Palermo-Roma e attenzione perché abbiamo anche l'89, questo 89 diventa veramente importante, vi posso dare una 89 e il suo vertibile è un ambo molto importante proprio per quest'oggi ed è veramente molto atteso. E allora avete ancora la possibilità di avere questa tris d'ambi e se riuscirò nel corso di questo martedì mattina riproporrò la tris d'ambi perché è stata veramente l'informazione a grande richiesta anche ieri pomeriggio. Sheila. Cosa accadde in un giorno come questo? Era il 4 febbraio ma del 2004, ebbene nasceva Facebook, un giovane, perché lui ai tempi aveva 19 anni, Mark Zuckerberg, studente allora di informatica al secondo anno, è da sempre affascinato dalla mole di informazioni, immagini, dati personali raccolta negli annuari che alcuni atenei americani destinano a propri iscritti per aiutarli a socializzare. Appunto in quella data lanciò thefacebook.com, messo a punto con la collaborazione di due amici, McCallum e Severin. Il nuovo sito permette ad ogni utente di crearsi un proprio profilo con tanto di immagini e informazioni e metterlo in contatto con quello di altri, creando una mappatura dei rapporti di connessione tra le persone, che poi è lo scopo ultimo di chi ha creato tutto questo e vuole trarne il massimo profitto. Il nome si rifà all'impostazione grafica del profilo, modellata su quelle degli annuari accademici. Allora, chissà quanti che ci stanno seguendo da casa e ognuno ha creato il proprio profilo Facebook negli anni. C'è chi magari è poco social, c'è chi invece grazie a questo mezzo di comunicazione è riuscito poi a ritrovare anche tanti amici che insomma si erano persi, oppure personaggi magari anche famosi hanno creato la loro pagina Facebook dove possono anche comunicare con chi li segue pubblicando foto, video. Allora Marco, so che ce l'ha il profilo anche tu, c'è stato un periodo in cui eravate più presenti, adesso un po' meno. Beh, ma te lo dico sinceramente, da quando mi hanno clonato il profilo, il me mio primo profilo, sinceramente non mi fido più tanto di Facebook, anche se comunque ci sono dei nuovi controlli. Io penso una cosa, che comunque ci dovrebbero essere dei controlli forse anche un po' più severi per quanto riguarda questi social, perché comunque è anche molto facile aprire degli profili falsi e di conseguenza questo non va bene perché comunque si rovina un mondo che nasce per scopi differenti. Allora io penso una cosa, Facebook sicuramente è un grandissimo mezzo di comunicazione per ritrovare comunque tanti amici del passato ed è chiaro che comunque nelle valutazioni dei social tra Facebook e Instagram in assoluto sono i migliori. Ma quello che comunque mi dà un attimino fastidio è quello che alle volte tu magari pensi di
chattare con una persona e non è quella persona perché ha aperto un profilo falso, eccetera, eccetera, eccetera. Si sa benissimo che alle volte molte persone riescono a fare questo e io penso che comunque questa cosa non è giusta, è una cosa incontrollabile. Di conseguenza sicuramente un mezzo, come ho detto prima, molto interessante, ma dobbiamo assolutamente fare molta molta attenzione ed è per questo che io ho un attimino abbandonato anche un po' il mondo dei social, perché come era accaduto anche un mesetto fa, è chiaro che quando tu scopri qualcosa di losco, perché non tutti sono stupidi quelli che usano Facebook, dopo cosa succede? L'altra persona ti blocca e non puoi più replicare anche se hai ragione. E di conseguenza, vedi Sheila, alle volte si fa veramente troppo in fretta a fare questo, a fare quell'altro, anche senza pensare, e di conseguenza quando non hai più cartucce da sparare per difenderti, cosa succede? Ti bloccano e rimani veramente come un cucù. Di conseguenza tutte le cose bisognerebbe usarle veramente con più criterio di logica, con più testa, e io penso che comunque ci vorrebbero un attimino più di controlli proprio per levare quelle mele marce che purtroppo ci sono in questi social. Guarda, prendiamo spunto e apriremo un sondaggio nei prossimi pomeriggi in diretta, così possono anche partecipare le amiche e gli amici con WhatsApp e sentire un po' il loro parere se sono social o antisocial, cosa pensano appunto soprattutto dei due social, quelli più utilizzati, che sono Facebook e Instagram. Beh, penso che comunque anche perché sono curiosa di sentire cosa ti sarà capitata qualche disavventura per quanto riguarda i social. Io so che sei molto social e di conseguenza anche a te per forza di cose ti sarà capitata qualche disavventura. Ma io al mese ne blocco un po' di persone. Ecco, e fai benissimo. Il discorso sai qual è? È quello che assolutamente bisogna sempre fare molta attenzione. E allora io penso, se questo deve essere un mezzo per distrarsi, non è più un mezzo per distrarsi se tu devi stare a controllare sempre cosa scrivono, cosa fanno, a vedere se questo è un profilo vero, un profilo falso. E di conseguenza ci sono i suoi pro e contro, e ribadisco, da quando mi hanno clonato il mio storico account non mi sono più fidato tanto. Mi ricordo, è vero, lo so e me ne dispiace Allora andiamo avanti, torniamo a seguirti in redazione, poi sentiamo Selvaggia Ruffa Lucarelli cosa dice della signora Barbara Alberti. Molto bene, allora io rivado in redazione perché abbiamo l'informazione più richiesta, l'informazione legata al 90. Allora attenzione, perché la prima estrazione del mese di febbraio ha dato solo il 9, ma questo 90 è pronto ad arrivare, anche perché ci sono state veramente una fraccata di somma 90 e io e Marco abbiamo pensato e valutato ruota unica per il 90, uno scoop ruota nazionale e ruota di Milano, dove il 90 è veramente il più atteso per ritardo e per frequenza. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, l'895095 è già aggiornato, troverete solo un ambo, solo un terno, solo per una ruota, ma intanto io con voi voglio rivedere alcuni scontrini importantissimi che appartengono al 90, quindi anche se non è arrivato nella prima estrazione del mese di febbraio, il 90 gennaio noi l'abbiamo sempre centrato, quando in ambo, quando interno, partendo dal 590 con l'1,90 a ruota chiaramente in ambo secco e proseguendo ancora con il 5,90 alla ruota del lotto di Torino. Il 5,90 è arrivato per ben tre volte, perché arrivò anche alla ruota nazionale. Attenzione, perché il 54,90, altro esito favoloso, 81,90 sempre alla ruota del lotto di Roma con l'88,90, 45,90 alla ruota del lotto di Venezia con il
76-90. Beh, signori, attenzione, perché questi esiti sono esiti di qualche settimana fa, non di qualche anno fa. E allora, signori, attenzione, non dobbiamo demordere per quanto riguarda il 90, ultimo numero. E allora, alla ruota del lotto di Milano, il 90 dalla somma 21-69 avrà, attenzione, un solo terno secco, un terno di tre numeri. Ed è chiaro che potete anche usare il capogioco e suddividerlo in ambo secco. Scegliete voi come valutare la ruota del lotto di Milano, dove il 90 è attesissimo per ritardo. E poi abbiamo la nazionale, un ambo e un terno, vedete, ruota unica, dove il 90 è attesissimo per frequenza. Allora, signori, attenzione, perché l'8 895095, ripeto, 895095, è a vostra completa disposizione. Tasto 3, entrate ed ascoltate. Ma signori, così, con semplicità, con fiducia, questa informazione legata al 90, perché è a ruota unica, quindi fate voi i conti. Ora della fine avrete un ambo secco e due terni secchi validi quest'oggi. Via con le vostre chiamate. Molto bene, io sono ancora in redazione perché sono riuscito ad avere ancora delle linee tramite l'89-22-77 con lo stesso contenuto, ovvero con la Tris Dambi. Attenzione, perché questa Tris Dambi è quella che martedì scorso, esattamente una settimana fa, ci ha premiato col 9-49 alla ruota dell'8 di Bari. Qua veramente centinaia e centinaia di persone avevano vinto questo ambo secco al primo colpo di gioco. Bene, vedete che questo 9-49 importantissimo era arrivato al primo colpo alla ruota dell'8 di Bari una settimana fa. I due 9-41, prima alla ruota dell'8 di Bari e sabato alla ruota dell'8 di Venezia, beh, attenzione, appartenevano sempre a questo portale dal 9-41-90. E poi il 9-18, altra traccia formidabile legata sempre al numeretto
9, ma il nuovo numeretto 9 per quest'oggi ha un ambo secco. Vi do un'indicazione importantissima: Roma-Torino, attenzione perché il 9 è attesissimo, quindi abbiamo un ambo di due numeri a queste due ruote, speciale numeretto 9, ma attenzione perché l'ambo di figura 9 diventa l'ambo del giorno, perché la figura 9 è importante e necessaria per il concorso di quest'oggi. E poi attenzione, abbiamo l'89, vedete che ancora una volta qua avrete solo tre ambi secchi dagli storici di Lio e di Marco, dalle tracce inconfondibili di Lio e di Marco, e allora questa è una super ristretta che tutti voi potete avere per l'estrazione di quest'oggi. Io vi lascio chiamare da rete fissa e dai cellulari l'89 22 77, e dopo il tasto 3 voi avrete tre ambi secchi, punto stop. Valutateli attentamente perché tra qualche ora ci sarà l'estrazione del martedì sera, e allora via con le vostre chiamate da questo momento. Fade away, fade away, fade away. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money one can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave. Working from 9 to 5, you know, I just nearly die. Money what can really buy, you know, I don't wanna die. I just need a coffee break, I don't wanna fade away. I just need a coffee break, I don't wanna be your slave.
bene, lo sapete che ci teniamo sempre una manciata di secondi giusto per salutarvi. L'appuntamento però continua tra poche ore e poi vi aspettiamo con i botti, speriamo anche questa sera alle ore 20, Lio. Assolutamente sì, grazie Sheila. Ricordatevi che esattamente tra 4 ore alle 14.30 partirà la puntata di Casalotto Pomeriggio del martedì per l'estrazione di quest'oggi. Noi vi attendiamo, continuate a chiamare. A dopo. Certo che ciao. Sì, ci saremo. Ciao Leo, ciao.